Cari telespettatori, benvenuti. Per lo speciale di oggi ci troviamo alla Polisportiva La Combattente per la 22esima edizione del trofeo Bocce BCC Fano, un torneo al quale per partecipare è necessario che almeno uno dei due partecipanti di ogni coppia iscritta al torneo sia socio, amministratore, dipendente o cliente della banca BCC. Anche quest'anno notevole l'affluenza con circa 140 partecipanti, di cui giocatori di altissimo livello. Saranno 9 i premiati e i primi 9 classificati, appunto, che riceveranno premi gastronomici e in più i primi due riceveranno una medaglia d'oro. Presidente, la Polisportiva La Combattente ospita questo torneo di bocce della BCC. Comunque è sempre una grandissima soddisfazione perché La Combattente è sempre in pole position in città. Io credo che sia più di una soddisfazione ospitare questo trofeo. È il 22esimo trofeo che la BCC organizza e quindi veramente è una banca del territorio, veramente è vicino alle società sportive, è vicino anche alle associazioni. Questo è un trofeo che oramai è il 22esimo, come dicevo prima, ma non è solo un'attività, una gara sportiva, è anche una gara sociale, è un incontrarsi, è un stare insieme. Noi abbiamo avuto il piacere e l'onore di ospitare questo torneo e siamo grati di averlo fatto perché festeggiamo il centenario, quindi per noi è, voglio dire, un forte entusiasmo essere presenti a queste manifestazioni. I progetti della Combattente sono sempre tantissimi, quali sono i prossimi progetti? I prossimi progetti, ne abbiamo alcuni in cantiere su cui stiamo lavorando. Allora, a breve dovremo inaugurare una scultura che dovrebbe sorgere qui all'esterno e in quell'occasione regalare un volume che si riferisce al centenario della nostra società. Ma un'altra cosa molto importante è che il 18, 19 e 20 di ottobre ospitiamo i campionati nazionali paralimpici dei ragazzi con disabilità. 3 giorni di, voglio dire, di gare di questi ragazzi con le finali alla domenica, e quindi questo per noi è un evento molto importante perché richiama giocatori a tutto il territorio nazionale. Un bel momento di inclusione anche appunto in questo torneo di bocce, perché parteciperanno anche qui questi ragazzi. Sicuramente partecipano anche a questo torneo questi ragazzi, addirittura a questo torneo hanno partecipato 140 giocatori e quindi non sono pochi di sicuro. Questa sera appunto vedete alla nostra sede un po' di traffico, abbastanza gente, perché in concomitanza delle finali delle gare di bocce abbiamo anche la riunione, il primo incontro delle squadre di biliardo che sono iscritte alla Combattente e che partecipano al campionato. E quindi questa sera siamo un po' impegnati. Combattente che si sta ampliando sempre più agli occhi della città, perché oltre alle bocce abbiamo gli scacchi, il biliardo e da quest'anno anche il pickleball. E da quest'anno abbiamo anche un campo nuovo da pickleball, sì. Diciamo che è un obbligo provare a differenziare la nostra proposta, la nostra offerta, perché voglio dire, vivere di solo bocce probabilmente non è più sufficiente per poter portare avanti una società sportiva. E voi lo state facendo molto bene. Ci diamo da fare, cerchiamo di fare del nostro meglio. Oltre che ringraziare la BCC per questo evento, volevo portare i saluti anche dei dirigenti della Federazione Bocce che non possono essere presenti per motivi personali, del presidente regionale Corrado Tecchi e del delegato provinciale Luca Simoncini, il quale ci tenevo a portare i saluti di loro. Un torneo molto importante per l'inclusione, infatti tutti possono partecipare, ci racconti? Sì, infatti in questo torneo abbiamo avuto numerose adesioni, tra cui ragazzi, under 15, under 18, poi
anche quelli un po' più avanzati con l'età, tra cui ci sono anche molte donne e anche diversamente abili, il quale adesso con la FIB stiamo promuovendo questo gioco anche per cercare di aiutarli, di farli venire incontro a questo gioco. Tra l'altro li abbiamo già incontrati, sono appassionatissimi di questo sport. Sono molto appassionati, anzi loro insegnano a noi quello che dovremmo fare noi. E quindi loro per noi sono una scuola, non sono... L'inclusività, esatto. La sportività, l'amicizia, il giocare per la voglia di stare insieme. Perfetto, perfetto, hai detto tutte le parole giuste. E comunque sono molto soddisfatto perché ho visto una buona partecipazione da parte di tanta gente, di tutta la zona qui della provincia di Pesaro. E quindi sono contento e grazie alla BCC che mi ha dato la possibilità di organizzare questa gara. Direttore, un'occasione importante questo torneo per la BCC. 22esima edizione, quindi un'occasione storica di confronto e di incontro con tanti soci. Sin dalla prima edizione della Festa del Socio, grazie alla collaborazione di tutte le società, tanti bocciodomi presenti nella zona, e la professionalità e anche la competitività di tanti membri. Ci sono tanti campioni nazionali, Europa. Poi è uno sport che annulla un po' la distanza tra generazioni, giocano insieme ragazzi e adulti, quindi direi che è un momento di inclusività importante per la banca. Abbiamo anche un ragazzo di 13 anni quest'anno. Sì, veramente, ogni anno abbiamo una sorpresa, veramente colgo sempre lo spirito positivo di confronto, di competizione, ma poi il tutto finisce anche in lo stare insieme. Lo stare insieme come il confronto della banca dopo un primo semestre anche importante in cui si fanno anche i conti da un punto di vista economico oltre che sociale. E questo è molto importante perché vede la BCC crescere sempre più, non solo dal punto di vista lavorativo appunto, ma dal punto delle soddisfazioni lavorative, ma anche appunto per gli amministratori, soci, dipendenti, clienti, diciamo è importante organizzare queste cose per stargli vicino. Certo, tanti numeri nel primo semestre che hanno consolidato la crescita, oltre 9.500 soci, 34.000 clienti, 148 collaboratori con grande professionalità e dedizione che si occupa al servizio di questo territorio. Il nostro scopo è proprio di essere presenti da un punto di vista economico e per questo rendiamo conto anche dei risultati del primo semestre con 5 milioni e 500 mila euro di utile che rafforza il patrimonio, lo consolida a 118 milioni di euro con un CET1 del 32,6%. In crescita anche la raccolta, quindi il risparmio che viene creato in questo territorio e anche gli impieghi vengono erogati, finanziamenti e mutui per oltre il 97% nel territorio di competenza della banca, quindi quello che la banca raccoglie lo reimpiega nel proprio territorio. In questo torneo avete giocato in coppia, raccontateci. È nata un po' così, cioè siamo amici da una vita, ci conosciamo da sempre. Io gioco per Lucrezia, lui adesso gioca per Colbordolo, ma comunque è di Lucrezia anche lui come sono io, quindi usciamo anche insieme nello stesso bar, quindi c'è un rapporto oltre al gioco delle bocce, insomma. Com'è stato fare questo torneo? Molto bello, io sinceramente all'inizio non sapevo chi prendere. Ho chiesto a lei gli ultimi giorni dell'iscrizione e ho detto se volevamo fare una garetta insieme, però come ha detto lei ci conosciamo veramente da tanto tempo, io sono stato sempre a Lucrezia e 15 anni che sono a Lucrezia e l'anno scorso mi sono spostato a Colbordolo ed è stato veramente bello, speriamo di continuare ancora a arrivare in finale e vincere. Hanno partecipato molti giovani? Sì, abbiamo visto qualche ragazza, anche qualche ragazzo, non insieme magari ma con un adulto e qua poi vediamo un ragazzino che gioca nei non tesserati, quindi è sempre molto bello vedere che comunque crescono anche piccoli rispetto a noi che ormai abbiamo un po' di esperienza, dai, mettiamola così. E tra poco giocherete la finale. La semifinale contro chi vince là. E no, comunque come ha detto siamo qui a seguirvi passo passo. Noi tifiamo per i giovani, ragazzi, è giustamente così. In bocca al lupo. Grazie, viva il lupo.
siete nella stessa squadra? Non siete nella stessa squadra. Adesso chi va in semifinale? Io. Contro i due ragazzi giovani under 18? In teoria non sono under 18. Cosa sono? Sono già passati nei grandi. Ok, sono già passati nei grandi. Allora, diteci com'è stato questo torneo. Giocare con i... Com'è giocare con i grandi? È stato bello. È stato bello anche perché voi siete i più piccolini di tutti. Eppure siete grandi perché tu sei arrivato in semifinale e anche tu sei stato bravissimo. Quali sono le emozioni? Gioia. E per te? Lo stesso, gioia. Quindi vi piace proprio giocare a bocce? Sì, dai, sì. Da quanto tempo è nata questa passione? 3-4 anni. Ah, però! E qual è il vostro obiettivo da grandi? Almeno arrivare a under 18. Ah, quindi siete già belli determinati? Più o meno uguale a lui. Perfetto, grazie. Stasera la festa del socio della BCC, che è stata anche l'occasione per premiare i vincitori della 22esima edizione del trofeo di bocce organizzato appunto dalla BCC. Sì, la BCC organizza questa iniziativa, ma lo fa anche per un territorio più vasto, perché ci abbiamo a Fano la combattente, ci abbiamo a Lucrezia un'altra società sportiva sempre di bocce. Le bocce sono un qualcosa che, dico, va avanti e sicuramente anche per noi è importante. Molti nostri soci giocano alle bocce e quindi le bocce sono sicuramente una caratteristica per stare insieme, per fare amicizia e valorizzare questo sport è sicuramente importante. Siamo alla tesissima preparazione della 22esima edizione del trofeo bocce della BCC di Fano. Partiamo dal nono classificato, dai noni classificati, una coppia di giocatori che sono Ambrosini Pietro, Toccacieri Davide. Gli ottavi classificati che sono Solazzi Claudio e Iacomucci Marcello. E adesso procediamo con i primi tre. Terzi classificati Sorcinelli Filippo e Sorcinelli Davide. Sei stato bravissimo, sei arrivato al terzo posto. È vero. È stato emozionante giocare con tutti questi adulti? Sì. Vuoi proseguire la carriera di questo sport? Certo. Arrivare? Serie A. Serie A. Un applauso da un incoraggiamento per il tuo percorso. Padre e figlio arrivati terzi classificati al torneo di bocce della 22esima edizione della BCC Fano. Che emozione è stata salire su questo palco stasera? Gioia. Gioia, una parola quindi per definire il tutto. Sei gioioso, sei felice? Tanto. E prima stavamo chiedendo a Davide qual è il suo obiettivo per il futuro, diciamo, nelle bocce. Qual è il tuo obiettivo? Almeno finire gli under 18. Però prima abbiamo detto la serie A. Quindi dall'under 18 alla serie A. E è bello vedere un figlio così piccolo, così appassionato. È una bella soddisfazione.
l'importante è che continuano e poi dove arrivano arrivano, l'importante è che ci mettono impegno, quello è la cosa principale. Ma siete stati bravi perché siete arrivati terzi e diciamo che in gara c'era una campionessa europea che è arrivata prima, quindi diciamo che il risultato è grande. Beh, oltretutto è grande anche perché lui gioca negli under 12, è nella società, la metà Ourense, io invece faccio una partita l'anno, quindi... Tra l'altro hanno partecipato anche giocatori professionisti, quindi vincere è ancora più soddisfazione, cioè una soddisfazione grande. Sì, perché abbiamo incontrato poi alla quinta partita giocatori di B, giocatori di categorie superiori, quindi categorie. Noi amatorialmente, ripeto, una partita l'anno, due partite, questi giocano tutte le domeniche, si allenano quotidianamente quasi, come minimo 3-4 volte a settimana. Vi riscriverete il prossimo anno? Di sicuro. Al secondo posto Bergamotti Enzo e Livi Pierino. Le medaglie d'oro per i secondi e primi classificati. Un altro applauso. Ed ora, attenzione, la festa del socio della BCC è stata un'occasione per la premiazione del 22esimo torneo di bocce organizzato appunto dalla BCC. Che cosa ne pensa? Beh, questa è una delle tante iniziative che la BCC ogni anno realizza. Le bocce, tra l'altro, noi abbiamo una grande tradizione come Città di Fano, quindi è un torneo importante che coinvolge centinaia di atleti. Io ci tengo a ringraziare la BCC per quello che fa durante tutto l'anno, perché oggi 3.000 persone, oltre 9.000 soci, quindi una realtà in continua crescita e che permea con il territorio, nel senso che ovunque la BCC è presente. Questo significa che è una banca vicino al territorio e vicino anche alla nostra comunità, alla nostra città. Quindi io ci tengo a ringraziare tutto il consiglio direttivo e tutti i soci per quello che fanno ogni giorno, e sono sicuro che in questi anni, anche del mio mandato, del nostro mandato, riusciremo a continuare a collaborare per il bene della nostra comunità. E adesso invitiamo sul palco il direttore di gara Beltrami Nando per un ringraziamento particolare. E un ringraziamento particolare invitiamo a salire sul palco all'organizzatore del torneo, Michele Chiappa. Facciamo un grande applauso a tutta la BCC che è sempre vicina al territorio, e questo splendido parterre dimostra che anche voi siete vicini alla vostra banca. E per ora continueremo la serata augurandovi una buona cena.